Topic of Day, scarica Brawl Stars, Angry Birds per i vecchi. Ragazzi, guardate! Ragazzi, buon pomeriggio. Sono il capo di uno dei centri commerciali più grandi e protetti della nostra città e io ho una sfida per voi. Ecco la sfida: entrare nel centro commerciale stasera dal primo piano e passare inosservati completamente e uscire attraverso l'uscita al terzo piano. Ho sentito parlare delle vostre imprese. Siete agili, siete veloci, potete intrufolarvi in qualsiasi luogo e anche scappare da esso, ma sono sicuro che non sarete in grado di far fronte al mio negozio. Wow, che nonno audace! Sentite, dice che non funziona! A me sembra un gioco, ragazzi. Entriamo, rubiamo e usciamo. Sono d'accordo, ragazzi, ci sto. Ok, abbiamo un paio d'ore per prepararci. Andiamo, forza! Kabikov, pensa con la testa, andiamo a fare una rapina! Dove metterai tutte le cose rubate se hai una borsa tutta piena di spazzatura? Devi prendere solo l'essenziale! Glenn, tu sei un genio! Oh, prenderò una moneta porta fortuna. Allora, perché mi hai dato un cacciavite? Innanzitutto potrebbe non essere un cacciavite, ma un grimaldello. Ah. Ci sono negozi, sarà necessario aprire le porte. Dai, prendi. Va bene. Muoviti, ti faccio vedere cosa ho preso. Mi sembra che andare a saccheggiare un centro commerciale senza gadget spia sia una cavolata. Oh, puntatore laser, naturalmente la cosa più importante. Carissimo, è da tanto che volevo usarti per un caso reale. Cos'è questo? Ora ti faccio vedere. Oh, sì, figo, vero? Fantastico. E tu prendevi delle pale. Penso che questo sarà un compito molto difficile e potremo aspettarci alcune sorprese inaspettate. Quindi dobbiamo prepararci bene. E non c'è posto migliore sulla terra del nostro magazzino A4. Così tanto qua ce n'è di roba. C'è persino un cappello così enorme e una trappola gigantesca. Non so cosa ci faccia qui, ma mettiamoci al lavoro. Ecco questo bello zaino. Sembra molto da spia. Ho visto molti film sulle spie e ho un'idea di cosa portare con me se improvvisamente inizia un assalto. Abbiamo un centro commerciale a tre piani. Magari ci tocca saltare sui piani. Andiamo. Ci deve essere attrezzatura d'arrampicata da qualche parte. No, uova, olio, c'è anche un pacchetto di noci. Mi sembra che si possa filmare un video a parte sul canale di ciò che abbiamo nel magazzino. Ah, eccolo qui, ecco la corda. E questa è l'imbragatura. Questa è la cintura. E qui bisogna infilare le gambe. Bene, per renderla invisibile lo metterò sotto i vestiti, sotto i pantaloni. Oh, ancora ho trovato un sacco di soldi falsi qui. Cosa ci fanno qui? Non li abbiamo mai usati. Ecco, guardate, beh, potete vedere che non sono reali. Bianchi sono così. Beh, non hanno odore. Ma nei video usiamo sempre soldi veri. Ora troveremo un bidone e li buttiamo via. Ecco qua, possiamo buttarli perché non ci servono. Ok, allora guardate, non c'è niente qui, vero? È in realtà un intero kit di evacuazione rapida. Ora vi mostrerò come appare, ecco, qui per tenere le gambe, in generale è tutto a posto. In questi momenti mi sento come un agente segreto. Sono pieno di cose diverse e pronto per qualsiasi circostanza, anche per saltare sui piani. Oggi abbiamo una missione interessante e ho una missione interessante per voi. E per farlo avete 5 secondi per iscrivervi. Gli altri spettatori non hanno avuto tempo prima di voi e la missione è stata fallita, ma tu sembri più fresco e veloce. Quindi vai avanti, dimostra che sei degno. Il tempo è partito! Dai, iscriviti al canale! Premi il pulsante rosso! Beh, ce l'hai fatta, vero? Bravo! Bene, quelli che sono iscritti siete i bravi. Siete già nella nostra banda. Qualsiasi missione è pane per i tuoi denti. Questa felpa è piuttosto evidente, devo cambiarla. Ok, perfetto. Allora ragazzi, pronti? Sì, guarda, sono come un soldato. Vuoi andare vestito così? Beh, una bella maglietta. E fa niente, Kabikov, che puoi vedere questa maglietta dallo spazio.
cazzo! Tu sei come un punto luminoso e noi andiamo al centro commerciale, sarà notte. Dobbiamo essere come dei ninja, dobbiamo fonderci con ogni ombra. E comunque non hai visto i film sulle rapine? Li ho guardati, ecco, ma non ci ho pensato. Dai, vestiti. Kabikov! Mi sono ripreso prima della rapina. Ok, pronti? Ah, quasi dimenticavo, ragazzi. Mi sono preso cura della nostra connessione. Oh, walkie talkie? Okay. Per te, test. Funziona. E io mi sono preso cura della produzione video e porto con me una bella minicamera. Se mai un rapido tale commento, scappiamo così e io faccio per te. Oh! Sì, stiamo facendo una rapina. No, Kabikov. A proposito, per quanto riguarda l'invisibilità, capite che non possiamo andare con il classe G? Beh, sì, è evidente. Se ci fermiamo nel parcheggio capiranno immediatamente che siamo alla base. Cosa? Vogliamo prendere la mia piccolina? Esatto! Ok. Ok, andiamo! Ci siamo! Velocemente, usciamo! Bene ragazzi, vi spieghiamo perché siamo venuti in questo centro commerciale. È mezzanotte esatta sull'orologio. Immaginate ragazzi, la direzione di questo centro commerciale ha lanciato a noi questa challenge e hanno detto che non avremmo potuto superare il loro sistema di sicurezza, fregare la sicurezza e portare fuori un paio di cose preziose. Ve lo immaginate? E abbiamo preso questa sfida e oggi stiamo per sac... Bene, il mio nome è Vlada 4, Glent, Kabikov e andiamo! Ecco, l'ingresso è qui! Ragazzi, questo è un centro commerciale a tre piani che si trova sottoterra e ora siamo al livello più basso. Forza, andiamo! Più vicini, siamo una grande macchia nera. Ecco il primo negozio, andiamo! Oh! Cosa? Ho lasciato il ferro da stiro acceso a casa! Sei pazzo! Dobbiamo fare più veloce tutto! Ok, non ci distraiamo! Ecco la porta! Ragazzi, è chiuso! Ma certo che è chiuso, siamo in un centro commerciale di notte, non capisci? Dai, forza, il grimaldello! Ragazzi, vi siete persi? L'hai messo fuori combatti... Cosa? Oh, sembra che batte. Respira. Non respira, ma il cuore batte. Ok, ragazzi, andiamo via di qui. Andiamo. Andiamo. Centro commerciale, sono stati avvistati dei ladri. Tutte le uscite sono bloccate. Ragazzi, siamo completamente... Zitto. Avete capito? Ho capito. Ok, abbiamo bisogno di un piano urgentemente. Per fortuna una mappa. La mappa è sempre una bella cosa. Ragazzi, posso? Posso dirlo, dai. Kabikov! Dai, stiamo facendo il piano, ci serve la mappa, non cap... Dunque, noi dovremmo trovarci qui. No, ecco qua, siamo qui, i bagni. No, siamo qua, non vedi? Ecco, i bagni, sì. Sì, l'unica uscita che possiamo usare è al terzo piano ed è alto più di due piani. Ci sono due notizie, una buona e una cattiva. Inizia con quella buona. Dai. C'è un ascensore. Aspetta. Quella cattiva è la guardia. Ma fa niente, è abbattuto. Qual è la differenza per noi? Andiamo all'ascensore. Sei d'accordo? Sì. Bene, tutti due contro uno, forza, andiamo. Andiamo. Oh, due ascensori. Sì, andiamo. Fermi. Ragazzi, scappiamo! Eccolo! Andiamo, ascensore! Ragazzi, sta arrivando! Dai! L'avete visto? Oh mio Dio! Forza, dobbiamo uscire! Bene, ragazzi, salve! Mani dietro la testa e fuori di lì! Sembra che mi abbiano ferito, cosa? Ma lì non c'è niente. Accidenti, non la darò vinta a questi ragazzini, te lo giuro. Aspetta, dove vai? Sono qui. Sì, per favore, aspetta. Non raggiungi. Aspetta. Mannaggia. Aspettate. Oh, un negozio aperto. Ok, mi nascondo sotto il balcone. Stiamo qua, dai, silenzio. Colleghi,
Sono molto veloci. Penso che dobbiamo chiamare rinforzi della polizia. Ehi, giovani, non farti prendere dal panico. Non siamo qui per il primo giorno di servizio. Li prenderemo noi, prenderemo anche un bel premio. In breve, o miei guerrieri, guardiamo tutto come si deve. E il nostro compito principale è catturare questi maledetti, qualunque cosa ci costi. È solo che presto arriva la stagione estiva. Ho bisogno di comprare un trattore con il premio, ok? Avete sentito? Vogliono prenderci! Il nostro piano è in pericolo! Sono andati a prendere i ragazzi! Accidenti, devo inventare qualcosa! Fantastico! Pensavo che ce l'avremmo fatto in fretta. Qui ci sono le guardie. Beh, ad essere onesti, sono anche contento di questo casino. Sarà ancora più interessante. E comunque adoro il tema delle rapine. Ragazzi, riempiamo di like questo video ed entreremo in un altro posto molto sorvegliato. Totalmente sorvegliato! Mettete un like e io corro a trovare i ragazzi. Allora, negozio aperto. Sembra che non ci sia nessuno. Questa è ovviamente una bella frittellata. Ci hanno quasi catturati. Ok, non mi preoccupo per i ragazzi perché sono in ottima forma fisica e possono correre quanto vogliono, ma io... Oh, sono invece in un'altra situazione. Quindi devo pensare con il cervello. Cosa c'è? Spero sia quello che sto pensando. Adesso controllerò. Sì, guardate, è una parrucca. È un ottimo modo per mascherarsi. Le guardie possono essere veloci, ma non così intelligenti come me, Kapikov, maestro del travestimento. Ok, prendiamola. Ok, Kapikov, pensa con la testa. Cosa potrebbe essere necessario? Allora, cosa c'è qui? Non è questo. Cosa posso prendere? Oh, guardate! Il gel per la doccia! Posso fare una trappola fantastica! Versarla sul pavimento e loro così scivolano! Lo prendo! Aspetta! Aspetta! Oh, no! Ok, aspetta! No, vai tu! Vai! Ho detto di smettere! Aspetta! A chi l'ho detto io? Dannazione, dannati negozi, è tutto chiuso! Per favore! La missione non è ancora fallita, ma è al limite. La sicurezza al 100% ha chiamato la polizia. Abbiamo pochissimo tempo. Dobbiamo cercare più velocemente la strada per il terzo piano verso l'uscita principale. Non capisco dove si trovi la guardia e la vista è pessima. Non capisco cosa ci sia qui dietro. Aspetta, ho un'idea. Ma ho bisogno di un posto nascosto. E questo è uno di loro. Dobbiamo andare. Uno, due, tre. Ce l'ho fatta! Ok, non sento le guardie urlare, quindi non mi hanno notato. Ora dobbiamo solo ricontrollare. Sembra che non ci siano guardie, ma la vista è super debole ed è per questo che sono venuto qui. Cliente non sarebbe cliente se non avesse portato con sé un paio di pezzi tecnici. Oh, dannazione, dai! Oh, sapete di cosa si tratta? Questo è un bel drone! Ecco qua! Ora questo bambino mi dirà tutto! Ora mi collegherò adesso e volerò lungo l'intero centro commerciale. Dobbiamo capire dove si trova la sicurezza e trasmettere tutte le informazioni ai ragazzi via radio. Ha funzionato! Andiamo! L'ho lanciato, ora dobbiamo nasconderci e volare. Dunque, sono nel cuore del piano di vendita. Ora posso vedere tutto a 360 gradi. Guarda, scappano. Demetrio, guarda, alcuni hacker sono venuti da noi, eh. Simone, dimostra quanto vali, abbatti il drone. Dobbiamo volare via, forza. Demetrio, guarda che tecnologie. Aspetta, dammelo, tienilo. Sei cringe. Yeah, mine questi nonni hanno distrutto il mio drone. Ora dovremo procedere al nostro rischio e pericolo. Sì, rimarrò un po' in debito da questa rapina al centro commerciale. Drone mio, spero che tu stia bene. Accidenti ragazzi, qualcuno è entrato. Una guardia. Frittelle. Mamma mia, cosa facciamo?
Ok. Oh, Glentino Kabykov. Oh, ragazzi, ho un'idea. Così. Oh, va bene. Questi blogger, eccoli qui. E chi lo sa il mio Vincenzo cosa ha trovato in loro? Non capisco. Non manca un singolo video. Sembra solo matto, ma ascolta, paffuto, spostati, lasciami passare, eh? Oh, non ho mai tenuto gli occhi così aperti per tanto tempo. Pensavo che gli occhi sarebbero caduti ora. Andiamo, andiamocene da qui. A proposito, Vincenzo, figlio di una guardia che mi guardi ogni giorno, ti saluto, spero che tu stia guardando e ti iscrivi al canale. E se non sei iscritto, iscriviti proprio ora. In breve, ragazzi, non dimenticate di iscrivervi. Ok, il corridoio pulito. Demetrio, dove sei? Vieni qui, ho trovato una felpa fantastica. C'è una ciambella sulla schiena, vieni a vedere. Posso uscirci, andare a qualche serata? Oh, ce l'ho fatta, mi avevano quasi catturato. Dove posso nascondermi? Oh, fantastico, questo è Jackpot, il costume da donna delle pulizie. Ok, grembiule, parrucca, bene. Ora non potrà distinguermi nessuno da una vera donna delle pulizie. Quindi sicuramente non verrò catturato dalle guardie. E prendiamo il carrello. Oh, signora Gianna, come mai qui? È un po' tardi però. Giovani, il centro commerciale è grande e io devo pulire. E perché voi state camminando sul pavimento appena lavato? Ops, mi dispiace. Quindi allora, Demetrio, vado a prendere questi bei intrusi, giusto? Vai, sì, ok, sì. Ci penso io. I trasgressori? Immagina, signora Gianna, alcuni pazzi sono saliti qui da noi. Oi. Sì, ma come? Ma non si preoccupi, signora Gianna, non si preoccupi. Io li prenderò rapidamente, semplicemente. Non mi scapperanno. Sì, la fortuna è con te, Demetrio. Il servizio non aspetta e i pavimenti non si lavano da soli. È corretto. Se è qualcosa, lei entri nell'ufficio a bere il caffè, ok? Va bene. Oh. Sono stato così fortunato ad essere una donna delle pulizie. Meno male che ho trovato questa parrucca nel negozio. Dobbiamo cercare i ragazzi, mi avevano quasi beccato. Sembra pulito, ci spostiamo al terzo piano. Fermo! Ah, Toto, forza, vieni qui. Aspetta. Forza, ti ho catturato, ora riceverai una bella multa. Verrai cacciato dalla scuola. Basta, niente studio, niente lavoro. Noi chiameremo non tua madre. Non potrai ottenere i diritti, la patente, non niente. Non otterrai niente. Ah, così? Come va così? Ehi, ragazzo, cosa stai facendo? No, stai mica scherzando, eh? Non nel nostro turno, eh? Ragazzo, non commettere errori. Basta la vista, ragazzi. Stop! Ciao, frittellini! È scappato, dannazione! Il primo pronto è Falcon. Lì, il più veloce, è fuggito al primo piano. Andiamo! Pronto, ragazzi, sono di nuovo al piano terra, passo! Pronto, sono Glent. Come sei finito lì? Non importa, meglio dimmi come posso tornare da te! Accidenti, il mio drone è stato distrutto, ma so che c'è un ufficio con telecamere a circuito chiuso da qualche parte sul mio piano. Posso farti passare attraverso di loro? Capito, quindi aspetto ulteriori indicazioni, passo! Ufficio videosorveglianza, dove sei? Vladon, resta lì! Ricevuto, sono ben nascosto! Camera di videosorveglianza. Quasi peccato! Ho lasciato una falsa pista nelle mie scorte che dovrebbe funzionare. Devo solo scegliere il posto giusto strategicamente. Shh, andiamo. Sembra che non mi abbiano visto. Questo è un puntatore laser, guardate cosa succederà adesso. Tu vai a destra, io vado a sinistra. Senti, è scappato davvero alla grande, eh? Bene, piccolo, agile. A terra! Questi pazzi sono armati! Esatto, fucile M16! Beh, Demetrio, cosa faremo? Sdraiati, giovane! Siamo in uno spazio aperto, dobbiamo trovare un riparo. Successo al 100%! Per 10 minuti li ho sicuramente distratti. Corro nella stanza della videosorveglianza. Oh! E vai!
Ross, mi ricevi? Mi ricevi? Basta stare lì a riposare. Ti vedo nelle telecamere, è ora di uscire. Bene, guidami, occhio che tutto vede. Ora vai dritto e poi giri sull'angolo e le telecamere sono pulite. Ho capito, l'angolo è a sinistra o a destra? A sinistra. Ricevuto, me ne vado. Fratello, mi hai spaventato! Clarone, fermo! Sei vicino alla guardia, diamine! Hai urgente bisogno di aggirarlo, in nessun altro ricevuto. Modo! La guardia è lì e io devo andare dall'altra parte! Ok, ho la vaola spacca, provo a passare! Diamine, l'hanno beccato! Dobbiamo andare urgentemente a salvarlo! Accidenti, il telefono ha squillato! Aspetta, ti ho detto! Kevin Kaufman, non hai una radio, dannazione! Dove sei? Ah, bene, ti vedo, ti vedo! Madonna, vieni qua, vieni qua! Dai, vieni qua, vieni qua! Dai, dai! Ragazzi, correte! Correte! Aspetta, aspetta, ti ho detto, Aperto! Cavolo! Accidenti, Kabikov, cosa ti è successo? Perché continui a sparire? Signora delle pulizie! Oh, è una lunga storia, ragazzi! Accidenti, quelle fastidiose guardie! Andiamo! Veloce, veloce, veloce! Cosa facciamo? Dobbiamo guardarci come intorno! Come guardarci intorno? Ci sono solo scarpe da ginnastica! Allora colpiamole con le scarpe! Ragazzi, ho un'idea! Da questa parte, più veloci! Sentite, siamo in un negozio di scarpe! E quindi? Sedetevi qui in silenzio, nascondetevi, vi porto qualcosa! Stai facendo? Mi tolgo questa vestaglia puzzolente. Ragazzi, ho trovato dei pattini qui. Oddio. In breve, vado a distrarre le guardie. Voi scappate da qui veloci. Ma no, Vladone, non è il momento per le vittime. Non ti lasceremo. Quale lasceremo? Certo, non lasciatemi, certo. Li distraggo e poi ci incontriamo vicino all'uscita principale. Andiamo, andiamo, forza. Buona fortuna. Dai, YouTube non ti dimenticherà. In generale, se li catturiamo, i nostri capi ci daranno una bella medaglia. E un premio. Esatto. Sì. Bene, nonnetti! Scommettiamo che non mi prenderete nemmeno in tre. Le forze speciali non ci sono riuscite voi nemmeno. Manellaccio, vieni qui. Ti mostreremo le forze speciali. Aspetta, ora. Vieni qui. Vieni qui. Vladone, Fritello. Andiamo, andiamo, andiamo. Corriamo, corriamo, corriamo. Aspetta, corriamo. Aspetta, 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 aspetta. Guarda che delizioso gelato! Kobico, sei davvero fuori! Vlad sta rischiando la vita per te! Tu vuoi un gelato! Beh sì, io vorrei un gelato! Fermi, non muovermi! Lasciatemi assieme! Beh, davvero, signori, siamo blogger, non siamo ladri. Abbiamo lavorato su compiti speciali per controllare il vostro sistema di sicurezza. Potete chiamare i vostri superiori, questo era il nostro compito. Beh, che ve ne dite della sicurezza? Molto buona, molto dieci buona. 10 su 10. Questo è tutto, era davvero un controllo. Beh, forse è ora di lasciarci andare, andiamo. Va bene, lasciamoli andare, ma una condizione, un selfie. Certo che lo faremo. Dammi il telefono. Okay. Beh, i selfie sono facili. Forza. Lo mostrerò a mio figlio, sarà invidioso. Ok, ti raggiungerò ora. Via, 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 via. Vieni qui, Kabikov. Ehi, Kabikov, io ero dietro di te. Raggiunto. Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Sirioga, questo è Kobikov, questo è Glente e tu sei sul canale A4 e oggi ho invitato i ragazzi a casa mia, ora stiamo giocando all'acchiapparello, oggi ci divertiremo in questo appartamento. Ehi, dai, ora sei... Aspetta, tu... Hai ordinato qualcosa? No, sono pensato a ordinare la pizza più tardi. E chi è lì? Cosa? Cosa? Passa, cosa hai in mano? Vieni qui, entra, entra. Non mi sembra a posto. Anch'io la stessa domanda. Prendetevi il vostro bambino, siamo stufi di lui. Va bene, va bene, va bene, va bene, calma. Vlad, sei un bambino. Entra. Chiudiamo subito la porta. Che frittella, ragazzi! In realtà ho molte domande. Chi è stufo di lui lì? Fantastico, Vlad da 4 è diventato un bambino! Ehi, mettilo a posto! Andiamo a occuparci di lui! Dai, siediti, parla! Dove sei stato? Diccelo! Non lo so! Forse è una specie di scherzo, forse un adulto ha deciso di tornare così. No! Questo non è sicuramente uno scherzo! Dai, non puoi! No! Dammelo! Vlad, la camera! Allora, io so cosa chiedere. Quanti anni hai? E
chiaro, è esattamente un bambino. Tutti i bambini lo mostrano e non sanno ancora come calcolare la loro età. Allora cosa dovremmo fare al riguardo? Quindi propongo di fare un'attività. Vlad, fatti una passeggiata e gli zii adulti parleranno qui. Tranquillo, piano. E non so cosa fare, che succede? Guardate, ci sono un sacco di istruzioni su internet su come crescere un bambino. Qui leggiamo le istruzioni e seguiamo. Ehi! Ehi, ha chiuso il bagno adesso! Vlad. Tu, ecco! Regole apri dell'educazione, primo punto, non lasciare mai bambini incustoditi! Vladino, apri la porta! A chi lo dico? Chi c'è? Siamo noi! Chi siete? Sirio che Kabiko! Non vi conosco! Siamo i tuoi amici, aprici la porta! Qual è la password? Un gioco da ragazzi, inizia! Chi ricordo? No, ho sbagliato! Boom! No! Sirio, aspetta, stai davvero cercando di raccogliere la password? L'ha appena inventata, pronto? Quei bambini bisogna giocare, assecondare il loro gioco! Allora, Vlad, andiamo senza scherzi, perché hai chiuso lì? Vieni qui! Non capite niente, ragazzi! Guardate come parlare coi bambini! Vladino, facciamo un accordo! Se apri la porta otterrai la stessa somma! Un uomo d'affari cresce, educatore, imparate, no? Non riesco ancora a crederci. Vladino, e non farlo mai più! Quindi non sa ancora cosa fare con i soldi. Quanto ti è stato dato lì? 10 dollari? Mettili via, dai, se no li perdi e poi ti compreremo qualcosa per il tuo compleanno. Ok. Ok, ragazzi, andiamo a leggere di più su come allevarlo. Vladino, vai a sederti. Il bambino inizia a conoscere il mondo che lo circonda, quindi è necessario proteggerlo dai pericoli. Ad esempio, oggetti pesanti o fragili devono essere rimossi. Non l'ho fatto apposta. Beh, fa niente, in realtà non mi piaceva. Cosa stai facendo? Quindi non pensare nemmeno di rimproverarlo. È un bambino, facciamo meglio leggere. Il prossimo punto è seguire chiaramente il programma di allattamento del bambino. No, questo non ci interessa di certo. In ogni caso, tenere il bambino lontano da apparecchi elettrici, capite? Cosa stai facendo? Non è sicuro! Meno male che ho freddo! Andiamo, meglio che ci sediamo sul divano, leggeremo tutti i tipi di libri lì. Ma forse non leggeremo i libri, mi dispiace. Bene, sentiti. Cosa significa? Voglio stare in braccio! Beh, tu sei pesante, sarà difficile per me, lo sai? Mi piacerebbe davvero, ma... Ok, bene, calmo. Kabikov, leggi le regole più velocemente, per favore, coi bimbi. Ecco, hai un posto dedicato... Pesi come un soldato, leggi! Allora, cosa c'è dopo? Vuoi stare seduto tranquillo, cavolo? Calmati! Dice, non urlare ai bambini! Questo può portarli a un trauma psicologico! Guarda cosa hai fatto! Ok, tieni il telefono, gioca per ora! Ma allo stesso tempo, cerca di non viziare il bambino o di assecondare troppo i suoi capricci, altrimenti smetterà di obbedirti! Fritelle, che cosa fare? Ricorda, il bambino assorbe tutto come una spugna, quindi osserva il suo comportamento e i tuoi discorsi! Fritelle! Questa è una parola... Quindi non possiamo fare tutto? Come lo cresciamo correttamente? Magari una babysitter? No, la tata non ce la farà, qui c'è scritto! Per allevare un bambino devi circondarlo di cura e di amore! Bene, facciamo un po' di pulizia qui e poi decidiamo chi sarà la mamma e chi sarà il papà. Andiamo. Oh, c'è un'idea. Siamo d'accordo in questo modo. Ruoteremo Vlad, ci disperderemo in direzioni diverse. Da chi andrà, quello sarà il papà. Beh, sì, è ora di determinare il capofamiglia. Con lui tutto chiaro, è un fratello maggiore. Guardate cosa ho imparato. Ok, niente più telefoni. Vladino, dove l'hai imparato? Non importa. Nel suo telefono. Beh, è una danza interessante. Ok, bene, andiamo. Vladino, vieni qui, vuoi giocare con noi? Sì. Ora ti manderemo nello spazio e poi dovrai attraccare alla stazione spaziale. Bene, da me o da Glenn? Pronto? Sì. Siamo volati. Io me ne sto fuori. Piano, non fatelo cadere. Basta così. Sono là, là. Ah, Kobyakov non è onesto. Io da solo so cos'è onesto. Devi crescere un uomo d'affari. Papà! Ecco quello che capisco. Il mio ragazzo, capito? Andiamo, mamma. Almeno dammi i soldi. Stop, aspetta, sono responsabile delle finanze della nostra famiglia. Lascia che lo riponga di nuovo per il tuo compleanno. Poi compriamo qualcosa. Va bene. Sì? Bene, ora è il tocco finale delle nostre immagini. 1, 2, 3. Farò tutto quello che vuoi, ok? D'accordo? Non dire niente ai genitori. Bene, perfetto, un capo famiglia. Ora sicuramente non confonderanno chi è il padre. Senti, padre, vai al negozio. Ti ho inviato un elenco di prodotti su WhatsApp. Capito, cosa abbiamo qui?
Giocattoli, macchinine, un trampolino per bambini e in generale che cos'è? Tutto chiaro, andiamo insieme, ora scendo. Come andiamo insieme? E con chi lasceremo Vladino? Come con chi? Suo fratello maggiore rimane con lui. Cosa blateri? Si ammazzerà una vicenda. No, andrà tutto bene, Sirioga, vieni qua. Sì, sento. Uh-huh. Ok, tu rimani al comando, noi andiamo al negozio e torneremo presto. Andiamo, affrettatevi. Avanti! Vado. Che stai facendo? Sei annoiato o cosa? Sì, sono annoiato, voglio giocare. Forse è questo, il telefono? No. Allora beh, non abbiamo giocattoli in casa. Cosa giochiamo con te? Oh, ho un'idea. Oh, voglio un'idea. Costruiamo una capanna con te. Nascondiamoci lì da mamma e papà. Sì, costruiamo una capanna. E come? Per prima cosa dobbiamo scegliere dove sarà. Bene, qui. Va bene, allora costruiamo, trascina qui tutto. Entra, vediamo se c'è abbastanza spazio per due. No, là è buio. Bene, allora dobbiamo mettere una luce nella nostra capanna. Troverò qualcosa di adatto. Bene, pronto, entra. Com'è? Ti piace? Bello. Perché sei così scontento? Mi manca qualcosa. Che cosa potrebbe mancare? Like? Non ho un like. Beh, voglio un like. E chi ce l'ha? Gli spettatori dovrebbero averlo. E chiedilo. Ragazzi, aiutatemi. Vladino non è dell'umore giusto. Facciamolo rallegrare. Soltanto un'azione semplice. Mettete like e basta. Vladino sarà felice, giusto? Sì. Vedete quanto è facile far felice Vladino. Bene, hanno premuto, hai visto? Sì, l'ho sentito. Super. Cosa devono dire gli spettatori per questo? Frittelle. Oh, voleva dire grazie. Forse, dimentica quella parola. L'avevo un racconto spaventoso. Non lo so, dai. Un giorno i bambini decisero di costruire una capanna. Come la nostra? La nostra è più bella e quella era nella foresta reale. La costruirono tutto il giorno e non si accorsero affatto di come fosse calata la notte. E poi? E decisero di rimanere lì per la notte. Nel cuore della notte, quando i bambini dormivano molto dolcemente, qualcuno decise di intrufolarsi nella capanna. In questo modo, top, top, top. E poi come all'improvviso... Oh, Vladino, mi dispiace, non l'ho fatto. Si è spaventato il piccino. Beh, dove sei, Fifone? Beh, ti sei spaventato? Sì. Mi dispiace, non volevo spaventarti. Anche se non c'è nulla di cui preoccuparsi. Non sei mica un Fifone. No, certo. Ecco, giochiamo a il pavimento in lava. Dai, e come si fa? Metteremo oggetti nell'appartamento e poi non possiamo calpestare il pavimento in lava. E poi giocheremo ad acchiapparello. Frittelle. Qui sarà l'inizio, adesso preparo tutto. Ecco fatto, ora devi prendermi, Dove sei andato? Aspetta! Attento! Fa male! Ok, non ho capito, che succede? Niente, va tutto bene! Ho sbattuto! Ma lui scherza! Che stai facendo, Sirioga? Vladino, cos'è successo? Sono caduto, sono scivolato, babà, fa male! Sirioga, non puoi essere lasciato con un bambino per un minuto! L'ho intrattenuto, ho giocato al pavimento in lava, e perché ve la prendete solo con me? È colpa sua! Au! Vedi, sta soffrendo! Ok, Vladino, vuoi che soffi? No! Che fai? Preparo la cena! Carota! Piccolino, vuoi un indovinello? Sì, dai! Raccoglieremo una palla di neve, metteremo sopra una pentola in breve, sostituiremo con una carota il suo naso, tiene abilmente una scopa ma senza vaso. Quindi è semplice, un pupazzo di neve! Giusto! Vuoi fare il pupazzo di neve più frittelloso? Dai, sicuro! Forza, dai! Va bene, allora mi preparo. Sirioga, vesti il fratellino! Sirioga! Dai, tirati su! Dai, aggiustati! Ecco, ora è più facile, allacciamo! Così! Allora, cosa è successo? Pizzicato il mento! Sirioga, cosa fai? Che disattenzione sei! Non capisco cosa c'è che non va in te! Non puoi non farlo, capito? Capito? Tu, frittella senza braccia! Perché vengono sempre sgridati i più grandi? Raggiatevi da soli! Bene, Vlad, ora ti vestiremo con cura e andremo a fare un pupazzo di neve, ok? Smetterai di piangere! Andiamo! Giusto, papà, ha dimenticato! Oh, Sirioga, tu hai già iniziato senza di noi! Non sono amico vostro, costruitevi da soli il vostro pupazzo di neve dell'asilo, io avrò una fortezza! Quindi noi due ce la faremo più velocemente, davvero, Vladino? Sì, facciamolo! Bene, il primo è pronto, come va, Vladino? Accidenti, non funziona molto, si attacca tutto il tempo! Beh, niente, tu hai me, tuo padre, quindi stai scolpendo la testa! E io faccio un'altra bella palla, va bene? Sì!
Opa, opa, bene. Tutto il corpo è pronto e tu hai la testa? Ecco! Vladino, calma, calma, ora siamo insieme. Facciamo la testa insieme. Calma, siamo una squadra, giusto? Sì. Ecco, super, ora. Ah, la testa dovrebbe essere più piccola. Facciamo Kabikov? Bella, zio. Cresci correttamente. Oh, bene, ti hanno fatto una bella testa? Beh sì, l'ho fatta io. Sei in gamba. Rimasto questo, l'ultimo. Il tocco. Tu sei un tocco. Ma che dici? La carota è rimasta, non il tocco. Cosa? A chi vuoi insegnare? Questo non lo dice a nessuno, capito? Soprattutto ai ragazzi. Accidenti, è stato fantastico. Allora, non bollare così. Manca qualcosa, le mani, giusto? Il nostro pupazzo di neve non ha le mani. E cosa facciamo? Ora sto cercando i rami, tu stai qui solo, per favore, fai attenzione. Easy cheesy. Ciao, pupazzo di neve. Via libera, bene, ecco, è la fine per te, Vladino, prendi. Hai deciso così? Prendilo. Cavoli, la forza non è da bambini, mica hai pensato che... Oh, oh, bel tiro. Oh, ehi, frittelle, aiuto! Aspetta, dai, che lo lanciamo insieme! Dai! Due contro uno! Padre! Oh! Voi! Oh! Ora lanciare la palla di neve più grande! Oh! Sì! Come va, ragazzi? Oh! Oh! Oh, calma! Cosa hai fatto? Calma! Ora lo vendicheremo! Con calma! Ora! Ora sarà la fine! Frittella! Ecco, ho portato un carro armato. Ora speroreremo la sua fortezza. Siediti. Andiamo. Ragazzi, cosa? L'ho costruita per un'ora intera. Rompi. Sirioga, cosa stai facendo? È un bambino. Ha iniziato lui per prima. Allora possiamo, ora siamo pari. Ci ha sfondato il pupazzo di neve. Ti abbiamo demolito la fortezza. Va bene, sono d'accordo. Ok, ora fate la pace, stretta di mano. Andiamo a casa a riscaldarci. Già! E cosa credevi? Basta, il tempo non è da bambini. Mamma, siamo a casa. Vai, piccolino. E adesso è l'ora del riposo. Non voglio dormire, voglio giocare. Non discutere con papà. Ora mamma, Kabikov verrà. Ora legge la fiaba. Forza, spogliati nella tua stanza. Veloce, Sirioga, guarda. Dai. Vladino, perché non dormi ancora? Non voglio. Ok, ora ti leggo una storia e ti addormenterai, dai. Il sole sbirciò da dietro le nuvole e riscaldò tutto con i suoi raggi. La giornata prometteva di essere calda. Al mattino presto, mentre tutti gli abitanti della radura della foresta dormivano, da queste fiamme voglio dormire. La talpa era ancora impegnata. Come allevare un bambino felice? Punto primo, supporto. Ogni giorno i bambini rinunciano al loro sogno di diventare un atleta, un cantante o persino un artista. Tutto questo perché i genitori non hanno notato il talento del bambino. Quindi dobbiamo trovare il suo talento e incoraggiarlo. Sì, abbiamo già passato così tante volte il tema dell'educazione di un bambino, sia con Kabikov che con te. E io ero un bambino, e il clown. Ma chi avrebbe detto che ci fossero così tante difficoltà con i piccoli? E poi non avevo mai pensato che tutti i talenti di un bambino dovessero essere sostenuti. Ragazzi! Che è successo? Il tocco finale, gli uccellini! Allora, cosa è successo qui? Oh. Sei fuori? Davvero? Sei impazzito? Silenzio. Allora, dov'è la mia cintura? Silenzio, dov'è la mia cintura? Ricordi cosa abbiamo detto sui talenti? Forse abbiamo un futuro artista in crescita. Fammi vedere cosa hai disegnato qui. Oh, chi ha disegnato quella corona? Il papà? No, sono io. Ecco papà e mamma. Ecco Sirioga. Ah, perché sono sul tetto? Sono Spider-Man. Va bene, il disegno è buono. Sono una copia diretta. Perché lo stai lodando? Ha dipinto il muro. Vladino, la mamma non capisce niente. Ma ho anche filmato tutto sul telefono. Questo è il mio telefono, dammi. Ciao a tutti, mi chiamo Vladino e voglio dipingere un quadro. E ho trovato una bella tela qui. Fermamente. Dipingerò la casa in cui voglio vivere. Oh, sono io. Di che dimensione voglio la casa? Oh, camino. Sono mamma e papà. Sono innamorati. E questo è Sirioga. Lui scende dal tetto, io l'ho sistemato sul tetto in modo che non faccia del male. Resta da colorare tutto bene. Erba. Quindi,
La casa sarà blu. Oh, bene, ora è tutto chiaro. Il nostro bambino. E hai parato 5 minuti fa, artista. Ha un nome di carta, è un blogger di A4. Ha un grande futuro, giusto, Vladino? Sì. Beh, noi ti supportiamo. Il papà ha un'idea di cosa faremo invece dell'ora del riposo. Sirioga, tu sei il cameraman. Io sono il regista, Kabikov. Beh, tu sarai l'assistente, Vladino, e tu sei il personaggio principale. Andiamo, facciamo un vlog. Andiamo. Ok, qui filmiamo, siediti. Che cos'è questo? Questa è la lampada d'anello, come per ogni blogger. In generale, inizialmente è stato inventato per il trucco. Divertente. Siediti. Ecco, Vlad, qui scarterai i regali. Regali? E dove sono i regali? E cosa dovrei fare? Non preoccuparti, sarà quel che sarà. La cosa principale è che ti divertirai. Portiamo i regali ora. Dai, Kobikov. Bene, 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 bene. E se non voglio aprire i regali ora? Cosa non voglio? Vuoi? Aiuto! Io sono un regista e io in generale sto solo a guardare. Sì? E allora? Ecco fatto, prendi qualsiasi regalo, saluta gli spettatori e aprilo. E soprattutto sorridi, tu sarai per noi Mr. Vlad. Mr. Vlad? Oh, ok, ciao, sono Mr. Vlad. No, non va bene, hai bisogno di un marchio tipo ciao a tutti, sono Mr. Vlad, eh? Memorizzalo. Ciao a tutti, il mio nome è Mr. Vlad. Wow. E oggi apriremo i regali. Dai, sorridi, più divertente, più divertente. Di wow, veloce. Wow, che bel nastro e che bella confezione. Guardate ragazzi, prima guarderò e poi vi mostrerò. Cosa c'è? Cosa c'è? La camera parla, tutta la camera. Non essere affatto distratto da me. C'è una macchina, guardate. Ma ad essere onesti, è una specie di frittella. Ok. Cosa significa frittella? Che vuol dire macchina normale? Bene, apriamola, luminosa, bella, blu, tutto è bello, dai. Voglio mangiare. Sì, Vladino, puoi sopportare ancora un po'? Un po' posso. Fantastico, andiamo avanti. Sirioga, luce, macchina fotografica, motore. Guardate che bella macchina blu! E si muove e non fa nient'altro! Vuoi dire non fa niente? Lo fa e come? Ecco, ha anche una ruota di scorta in cima ed ecco, quasi un vero vetro! Dai, parlane! La protezione frontale è lì, non vedi? Ecco! No, non voglio! Dammi un altro giocattolo! Accidenti! Ed ecco qua! Qui sono sicuro che ci sarà un regalo fantastico! Un giocattolo fantastico! Guardate questa dimensione com'è confezionato! È una dolcezza enorme! Ecco, ha trovato lo spirito! E... bene ragazzi, non è ancora chiaro, guardate, la scatola non è colorata, è di cartone, forse è la cosa più interessante dentro. Bene, apri. E nessun suono, ben confezionato! Oh wow! Bene, mostra la telecamera, cosa c'è? Quindi stop, chi ha preparato gli oggetti di scena? Io! Perché la scatola è vuota? Dov'è il regalo? Dimmi! Il regalo è in un pacchetto diverso e questo è così, per riempirlo, per sembrare bello. E qual è il regalo? Ecco, in questo pacco qui. Dai, apri, sorridi, veloce. Guardate che taglia! Se vedessi una tale dimensione sotto l'albero di Natale mi rallegrerei di brutto! Va bene, Vladino, lascia che ti aiuti anch'io! Sì, non serve! Vladino, ti aiuterò anch'io, ho detto di doverlo fare! Ciao, luce, macchina fotografica, motore. Vlad, ciao. Ecco, hai un giocattolo del genere in rassegna oggi. Bello? Che ne dici? Sì. Sorridi. Wow, è scritto qui. Sirioga, beh, fai un colpo alla telecamera, mostramelo. Wow. Questo è un cucciolo di robot chiamato Frittellino. Così, Vlad, ben fatto, forza. E sorridi. Così. Quindi guardate come si presenta. Adorabile. Mi piace molto. Funziona interazioni, apre e chiude gli occhi. Cosa? Una specie di noia. Non l'hai neanche provato, ma sta già dicendo che è noioso. Vlad, non puoi farlo. Dai, guarda bene, qualcosa deve piacere. Immaginate ragazzi, questo cagnolino sa vaiare e camminare. Anche un cannone sulla schiena. Piu. Ecco, ben fatto. Ora chiedi di seguirti e mettere un like. Ragazzi, se vi è piaciuto il nostro unboxing, mettete un like, iscrivetevi al canale. Scrivete nei commenti quali idee vuoi che filmiamo. Forza ragazzi. Filmiamo tutto, ciao a tutti! Io e Mr. Vlad vi salutiamo! Ferma macchina fotografica! Ecco Vladino, ben fatto! E tu, andiamo, riorganizziamo le telecamere, lì le luci, al prossimo video! Ora filmeremo in cucina! Ok! E giocare! No, Vlad, questo! È un minuto! Vuoi lavorare? Vuoi guadagnare? Uh-huh. Dai, andiamo a filmare!
Ora Kabikov, tu sei nel blog, stiamo girando la sfida dei morsi e delle leccate, andiamo! Ciao a tutti, mi chiamo Mr. Vlad e sto girando un video con mia mamma! E il video si chiama Morti, Lecca, Niente, Challenge! Forza Kabikov, tira un pezzo di carta! Mordi! Questo è il più sfortunato e io... niente! Vediamo cosa c'è qui sotto! Limone! Sì! Allora, più sorpresa, non lo sapevi! Limone! Ecco, così! Bene, mamma, mordilo! Oh, era molto acido! Bene, prossimo round! Ecco un nuovo ingrediente! Ok, lo prendo! Allora, cosa c'è? Leccare! Leccare, forse scopriremo... Oh, se solo avessi preso un morso! Niente di nuovo, forza mamma! Beh, mostralo nel video, non è visibile allo spettatore. Dai, leccalo di nuovo, Kabikov! Non mi piace questo video! Ecco il terzo ingrediente! Così, ecco. Niente, sì! Accidenti, mordi, ragazzi, ho avuto un morso! Oh, sfortuna! Ok? Non voglio! Fortunato! Gelato! Ragazzi, ho vinto, sembrerebbe, in questa sfida! Tutto, filmato, ben fatto! Vlad, puoi mangiare il gelato, te lo meriti! Ragazzi, dobbiamo parlare, venite qui! Cosa vuoi adesso? Ho avuto questa idea qui! Quale? Andiamo a fare un servizio fotografico di famiglia! Cosa? Ti trasformi davvero in una mamma? Beh, se non crescerai dovremo allevarlo per tutta la vita! Inoltre è un periodo cruciale della sua vita, fotograferemo questo momento! Ah, sì, ho delle foto all'infanzia! Anch'io, dobbiamo fare una foto! Andiamo, il ragazzo ha bisogno di una famiglia, capite? Sì! Oh, Vladino, sarà il più bello del nostro servizio fotografico! Ragazzi, siete qui, presto? Sono stanco di sdraiarmi! Bene, padre! Cosa, padre? Dai, veloce, venite qui! Bene, andiamo! Così, pronti, sdraiati sulla pancia e faccia qui, proprio così! Capito! Bene! Oh, ora correggiamo un po' la luce! Oh. Cosa ci vuole così tanto? Prepariamo immagini di alta qualità, sono per tutta la vita! Tutto è collegato, sorridiamo, guardiamo! Sì, ben fatto! Così, genitori, prendete il bambino! Andiamo! Manca qualcosa, un attimo. Bene, tieni questo, così. Io ora farò le foto e tu esploderai le bolle, ok? Dai! Ecco un'altra cosa, le riprese brillano di colori adesso. Ascolta, mostra le foto! Aspetta, piccolo, poi guarderai quando le diapositive saranno pronte. Oh, mi dispiace, qualcosa del ruolo di Vecchio è troppo difficile. Ok, ti faccio vedere. Wow, fantastico! Ok, basta, cambiamo posizione, ci sediamo qui sul divano. Allora muoviti. Allora, c'è qualcosa che non va, cambiamo i vestiti. Cosa? Che cosa cambiare, Sirioga? Non preoccupatevi, ho preparato tutto. Super, tenete. Così, sorridete, sorridiamo! Siamo una famiglia felice! Papà, sorridiamo! Così! Bene, perfetto, è rimasto l'ultimo momento, facciamo la foto tutti insieme! No, basta, non voglio più, voglio tornare a casa! E dai, smettila con i capricci, prima facciamo la foto, poi torniamo a casa, siediti al tuo posto! Allora, smettila di alzare la voce con il nostro bimbo! E allora cosa? Vladino, vuoi sederti in braccio papà? No! Grazie a Dio, l'uomo cresce! Così, posizioniamolo qui, allora 3 secondi, penso che siano abbastanza, andiamo! Famiglia! Guarda che belle foto che sono venute! Wow! Suggerisco di chiamare il canale Famiglia A4. Lo mettiamo sullo screensaver e vedrai che visualizzazioni. Kobiakov aveva ragione, è stata una bella idea fare il photoshooting. Lascia che tuo figlio si senta alla pari con te, adulto. Quindi come si fa una cosa del genere? Ma il video è finito! Ti è piaciuto? Sì, va bene, ho messo like! Fantastico! Tutti i migliori mettono like. Allora, ti mettiamo a letto? Ma no, non voglio dormire! Ma come non voglio? Papà con Sirioga sono occupati, io ho molte cose da fare! Ma voglio aiutare! Oh, facciamo in questo modo. Vai al negozio e comprerai cibo per tutta la famiglia. È così che ci aiuterai. Sì. Sei sicuramente abbastanza grande per questo? Certo, esattamente. Bene, allora andiamo a cambiarci. Frittelle.
Allora, dov'è Vlad? Beh, l'ho mandato al negozio. Dove? Da solo? Ma si andrà tutto bene, è un ragazzo grande già. Che frittella di grande ragazzo, ha 5 anni, oh, capito? Oh, qualcuno se la sente adesso. E non agitatevi, ho letto che con i bambini bisogna comunicare alla pari come se fossero adulti. Va al negozio in 2 minuti, io qui l'ho seguito dalla finestra, è arrivato al negozio, quindi tornerà presto. Beh, se mai Kabikov è tua responsabilità, capito? Ma com'è la mia responsabilità? Lo stiamo educando insieme. Sembra che sia arrivato. Beh, dov'è mio figlio? Frittelle, ragazzi! Ecco, sono andato a fare la spesa! Cosa mi guardate? Prendete, andiamo! Forza! Che cosa? Si scopre che è adulto! E che altro? Allora, com'è possibile? Sì, ho questo, ho incontrato i ragazzi dietro al garage, mi hanno spiegato come si costruisce la vita da adulti! Dai, forza! Togliete ste frittellate, dai, andiamo a giocare a FIFA, no? Quindi cosa succede? Vlad è tornato! Certo che sono tornato! Forza, forza, forza! Allora, dov'è risparito? Dunque, farete delle domande stupide e perderete ancora una volta! Dai, chiudiamo l'argomento!